Poco tempo fa avevo lanciato un piccolo stimolo su Facebook perché una volta giunto alla fine della lettura quasi consecutiva integrale di Moby Dick e poi dei Promessi Sposi, quindi di due grandi romanzi, di due opere impegnative, mi piaceva scegliere come continuare queste letture di grandi romanzi che sono cominciate, ricordo, con i fratelli Karamazov e con i Demoni. Allora avevo proposto alcuni titoli tra i quali scegliere, escludendo l'Ulisse di Joyce e la Recherche, per ovvi motivi, anche perché sono due libri molto particolari che vanno letti, immagino, per conto proprio e anche con un procedimento che non è quello di leggere un libro dall'inizio alla fine. Allora mi venivano in mente alcuni titoli, diciamo anche di opere mondo, di opere complesse che potessero, come dire, dare uno sguardo com'è un'opera mondo, poi anche Moby Dick, no? Su quella che è la cultura universale nel momento in cui viene scritto il romanzo, no? Che rappresenta un po' anche un'epoca, che descrive un'epoca. E da questo punto di vista ho pensato ad alcuni titoli come Il gioco del mondo, Reguela di Cortazar, come Infinite Jest di Wallace, come Dottor Faust di Thomas Mann, visto che è meno frequentato rispetto alla Montagna Incantata, di cui se ne trovano già delle letture fatte molto bene, come Musil e L'uomo senza qualità, come Bouvard de Pécuchet, per esempio, di Flaubert, altra grandissima opera, forse poco conosciuta rispetto ad altre opere di Flaubert stesso, ma forse anche la più importante dello stesso Flaubert, in qualche modo, come I Miserabili, tenendo conto un po' di tutto, del fatto che dei Miserabili c'è già, credo, una lettura integrale. Alla fine, insomma, anche in base ai vostri suggerimenti, ho deciso che mi piacerebbe provare, insomma, a leggere L'uomo senza qualità di Musil, e ho cominciato anche a farlo, anche perché essendo un'opera che poi non è stata completata, diciamo così, ed è scritta in maniera tale da non avere una trama continua, quindi un inizio particolare, una fine, anche questa che si può leggere in qualche modo a episodi. È un'opera che si può cominciare, siccome è lunga, credo 1700 pagine, edizione Einaudi, non arrivando alla fine ci si può anche fermare senza il rischio di perdere il finale, insomma, di perdere il più bello. Quindi è un'opera che si presta anche a questa. È un'opera mondo, anche questa è un'opera relativamente poco conosciuta ed è anche piacevole, insomma, non è difficile da ascoltare. Forse può risultare meno difficile da ascoltare rispetto che a leggere. Così la scelta, almeno la mia scelta, è ricaduta un po' su questa, ripeto, su Musil, l'uomo senza qualità. Ho cominciato, non so se arriverò alla fine, finora ci sono arrivato, ma qui si tratta di una cosa ancora più di spessore dal punto di vista volumetrico, oltre che anche di spessore concettuale notevole. E quindi questo, insomma, darà un po' continuità a quelle che sono le letture che intendo fare. Ovviamente, sarà una lettura periodica, insomma, ne leggerò come dire, dei brani, più o meno, penso, della lettura di un'ora che posterò alla volta, inframmezzati da altre cose, insomma, no? Non vorrei limitare tutta l'attività, a questa singola cosa. Per cui nel frammezzo leggerò altre cose, racconti oppure, romanzi brevi, insomma, cose che man mano mi verranno in mente, magari accogliendo anche i vostri suggerimenti da questo punto di vista. Nel frattempo, in questi ultimi giorni, ultime settimane, ho letto anche delle cosine, secondo me, abbastanza importanti, insomma, no? Per esempio, ho letto tutta Alice nel Paese delle Meraviglie, anche Alice davanti allo specchio, insomma, no? Queste due cose. Quest'opera molto, molto conosciuta, scritta
scritta per l'infanzia, ma forse non adatta particolarmente all'infanzia, quanto più qualcosa che va letta dagli adulti, secondo me anche per capire il mondo dell'infanzia. È un'opera che è stata molto commentata. Ho visto che anche in rete se ne sono date delle chiavi di lettura diverse, psicanalitica, formativa, insomma, un senso di formazione come qualcosa che insegna alla donna a diventare adulta, matura, insomma, qualcosa del genere. A me piaceva leggerlo con una chiave di lettura, la mia chiave di lettura è molto semplice, è come il bambino, in questo caso la bambina, realizza il mondo degli adulti. E il bisogno del bambino di fronte a volte anche a una mancanza di stimoli, a una povertà di stimoli, insomma, che riceve dal mondo dei grandi, di stimoli che scatenino la fantasia. Alice nel primo libro, no? È lì con la sorella che legge un libro, ma questo libro è senza dialoghi e senza figure, insomma, non contiene elementi che possano alimentare la sua fantasia, no? Allora si annoia e segue il primo stimolo che le passa davanti, questo personaggio strano, no? Questo coniglio col giubbotto, con il taschino, con l'orologio, queste cose qua. E lo segue, insomma, lo segue perché lo incuriosisce, insomma, no? E lo porta in un mondo che poi diventa un mondo di fantasia, come il mondo di fantasia che si crea riguardando il luogo dov'è attraverso lo specchio, no? E quindi dando vita poi a tutta una serie di personaggi molto strani, molto insoliti, particolari. Non sono neanche i classici animali che si comportano da animali, quelli per intenderci delle favole di Esopo, no? Sono animali particolari, il bruco che fuma la pipa, insomma, queste cose. Questa lì è una bambina di 7 anni, 8 anni, che ha avuto i primi rudimenti di conoscenza del mondo degli adulti attraverso la scuola, no? Che sta frequentando, che ha appena cominciato a frequentare. Quindi un mondo che lei impara a conoscere, come questi bambini, no? Mondo rispetto al quale le domande sono tante, perché questi bambini sono costretti a confrontarsi con un mondo degli adulti che non è un mondo semplice, perché è un mondo assolutamente contraddittorio molto spesso, no? Cioè è un mondo che si è evoluto, stabilizzato, magari come diceva qualcuno è il miglior mondo possibile, però è un mondo fatto di una composizione messa insieme di tanti elementi diversi e spesso contraddittori, è un mondo che fa la sintesi continuamente di esigenze, di visioni opposte, no? E quindi si struttura in un certo modo. Per cui insomma in questo mondo gli adulti che ci vivono trovano normale, per esempio, pensare che la giustizia che dovrebbe essere giusta in realtà si comporti in modo ingiusto, che tante cose dovrebbero essere in un modo ma in realtà sono in un altro. E rispetto a questo, come dire, si danno delle spiegazioni che a loro soddisfano, insomma, perché in realtà vivono in quel mondo. Ma il bambino che lo conosce per la prima volta, che si mette in rapporto con questo mondo, e che si sente dare alcune risposte, fa fatica a entrarci a conoscerlo. Lui lo misura con le sue regole, con il modo semplice che ha lui di raffigurarsi le cose, per cui le cose sono come le penso dovrebbero essere, come la sua logica vorrebbe fargli capire, vorrebbe fargli credere. E magari si pone domande in questo senso e questo mondo non è quello che invece sembra. Gli adulti da questo punto di vista si comportano in maniera contraddittoria, danno delle spiegazioni che non rendono giustizia di questo mondo. La necessità di fronte a questa noia, così che ha il bambino, di crearsi un mondo fantastico, un mondo suo, un mondo di sogno, e quindi di giocarselo secondo le sue esigenze, secondo le sue pulsioni, in cui
il suo modo di rapportarsi con questo mondo diventa unico, diventa personale, non è quello delle spiegazioni che gli vengono date. E quindi Alice, per uscire dalla noia di un mondo normale, fatto non per lei, ma che si trova fatto e che nel corso di migliaia e migliaia di anni di civiltà è stato costruito così com'è, ma che non è evidentemente l'unico mondo possibile, lei si crea con la fantasia per uscire da una specie di, diciamo, di depressione infantile a cui la relega la mancanza di stimoli, oppure questi stimoli stereotipati a cui un bambino va incontro. Si crea questo mondo di fantasie con il quale entra in rapporto, trova le sue spiegazioni, si costruisce questo mondo. Allora, attraverso questi libri noi possiamo vedere come un bambino, possiamo capire, insomma, la psicologia di un bambino e come un bambino può far vivere personaggi e dotarli di una vita autonoma, porsi in rapporto con personaggi, pensiamo a quelli degli scacchi, alle regine degli scacchi, per esempio, e a muovere a modo proprio un mondo e quindi creare un'altra realtà, non dico possibile perché è difficile misurare, ma un'altra realtà fantastica. E questa fantasia, d'altronde, questa possibilità di creare altri mondi è qualcosa che ci deve dare anche la letteratura, no? La fantasia. Questo è un po' il bello, no? E quindi di entrare in contatto attraverso questi libri con un altro mondo di possibilità, che è quello che produce la fantasia del bambino, alla quale non siamo più abituati, perché una volta che cresciamo nasciamo col principio di realtà, le cose sono così, non possono essere altrimenti, hanno una loro logica, anche se è una logica contraddittoria, ma che alla fine abbiamo imparato ad accettare, alla quale ci siamo gradualmente adeguati. Per il bambino non è così. Questi contrasti con la realtà, seguendo questa logica ancora incontaminata che ha il bambino, per cui le cose sono come le pensa, come il messaggio che gli viene dato, lui lo interpreta alla lettera, diciamo così, no? Non ricordo quando bambino sentivo la televisione parlare di incontri al vertice, io mi immaginavo il triangolo con il vertice, non riuscivo a trasporre questa cosa, nel linguaggio sindacale, nel linguaggio politico, no? Erano cose che era difficile fare, no? Tu il vertice lo pensi, quello è il vertice, quello di un triangolo, insomma la base è quella di un triangolo. Quindi fare queste trasposizioni diventa difficile. Ed ecco che anche il gioco linguistico, no? Questo del creare col linguaggio nuove cose, no? No, nuove possibilità. È un modo, quindi questi nonsense che ci sono in continuazione, molto, molto belli, molto interessanti, no? In questi libri. Questi due libri di Alice è un modo per ricreare altri mondi possibili, perché poi è la lingua, è il linguaggio, è la parola che crea le cose, il mondo, i significati, no? Allora, ripensare ai possibili significati anche della lingua e ai possibili mondi che la lingua e che i giochi linguistici riescono a creare. Anche questo, insomma, aiuta a costruire la fantasia infantile e naturalmente poi la necessità è quella di riportare questa fantasia, diciamo, nel mondo della realtà, insomma, no? L'esperienza poi della maturazione, alla fine è quella di una castrazione della fantasia, per adeguarla al principio della realtà e poi, insomma, riportare poi l'elemento fantastico in una dimensione che non vive più contemporaneamente con te, cioè altrimenti saresti sdoppiato, no? Questi sdoppiamenti che si vivono anche all'interno del corpo, nel mondo di Alice, no? Alice che
sente i suoi piedi una cosa diversa da se stessa, che si guarda mentre succedono certi processi. Ecco, se succedessero a un adulto, insomma, potrebbero essere segno in qualche modo di una certa patologia. Nel bambino invece li capiamo. Perché poi l'adulto deve fare questa esperienza, no? Di adattarsi, di assumere il mondo così com'è e quindi di rapportarsi con questo mondo reale, riservando poi invece al fantastico, riservando poi all'immaginario, meglio che non al fantastico, insomma, poi un altro spazio che diventa poi spesso proiettato nel mondo dell'arte, no? L'arte, la poesia, la pittura. La letteratura, no? Che permette poi di esprimere, di sperimentare altri mondi che non quello di una realtà castrante, no? E molto spesso contraddittoria, perché nel suo divenire ha dovuto mettere insieme esigenze diverse. Alice, che parte nel suo viaggio fantastico da una situazione di noia e poi risolve questo problema della noia proprio con la creazione di un mondo suo. No, seguendo il percorso della fantasia. Quindi un rifugiarsi nella fantasia rispetto alla noia della realtà che non lascia spazio. Tra i libri che ho letto recentemente, un incipit simile lo troviamo per esempio in Moby Dick, no? Ismaele, anche lui, prima di partire per il suo viaggio, viveva una situazione di noia, viveva una situazione, anzi, meglio chiamarla di depressione, insomma, no? Era inquieto, non stava bene, aveva voglia di strappare il cappello dalla testa ai passanti, insomma. E quando gli succedeva questo, lui cosa sentiva? Sentiva il bisogno di andare verso l'acqua, verso il mare, nel suo caso, no? Perché in realtà l'acqua, il mare, la distesa, delle acque, insomma. Aveva questo fascino, no? E aveva questa potenzialità di fargli superare questo stato di noia, questo stato di malessere, questo stato funzionava da stimolo, c'è bisogno quindi, no? Di andare. E lui va. E per fare questo si imbarca, no? Viaggia e si mette per mare. Entra in gioco l'opera, insomma, entra in gioco Melville, no? Vede nel mare, vede nel viaggio l'avventura umana, il realizzarsi di un'avventura che poi dia, come al solito, insomma, dia senso, dia spazio alla conoscenza e quindi alla vita, no? Vita come conoscenza, vita come esplorazione, come viaggio, come percorso. La storia di Ulisse è la storia anche di una continua sfida agli dèi, sfida che è indissolubilmente legata al mare. E il mare è la vera patria di Ulisse ed egli lotta contro il dio del mare perché non vuole soccombere all'oceano, al mostro che inghiotte gli uomini senza che resti di essi traccia alcuna. Lo ritroviamo poi in Moby Dick, no? Nella cappella dove il reverendo Maple fa quella bellissima predica, no? Questi marinai che sono stati inghiottiti dal mare e di loro non resta più niente. E quindi il mare, come il cielo, è l'elemento più infido per l'uomo. Ha un fascino, ma nello stesso tempo un pericolo. E quindi rappresenta una sfida. In mare si svolge una lotta impari, destinata all'insuccesso, che significa tragicamente la morte. Nel mare si svolge un po' la lotta contro l'inconoscibile, la necessità dell'uomo di conoscere e il limite che si pone all'uomo della sua conoscenza. E Moby Dick, la balena bianca, è questo, rappresenta l'ignoto, l'inconoscibile e quindi alla fine Dio. Essa è bianca perché questo è il colore più indefinito che esista e nello stesso tempo il colore della purezza, ma anche il bianco assoluto è accecante e non permette di distinguere. Quindi anche qui ambivalenza. Melville in un capitolo
descriverai in maniera splendida il bianco della balena, tutti i significati simbolici di questo colore, prendendo spunto dalla Bibbia, da tutta una serie di miti. I Moby Dick ci sono, a partire dal nome di Ismaele, dei riferimenti biblici evidenti. Chiamatemi Ismaele. Ismaele nell'Antico Testamento è il figlio di Abramo e della sua schiava. Acab è un re che ha peccato, innalzando un tempio d'avorio, ed è talmente malvagio che neanche i cani mangeranno le sue ossa una volta morto. E Acab ha una gamba d'avorio costruita con ossa di balena, e l'avversario di Acab assomiglia al dio dell'Antico Testamento, Moby Dick. Gli ebrei introdussero un concetto incomprensibile. Dio è pura essenza. Questo Dio giudaico ordina: non ti farai immagini né dipinte né scolpite da me. È un Dio che non può essere immaginato. E questa è la tragedia di Acab. È un eroe mitico, ma combatte contro un Dio che non è paragonabile agli dei ingannati e sfidati da Ulisse, che avevano un aspetto umano ed erano dotati di parola. Moby Dick, il dio contro cui Acab combatte, il simbolo, insomma, del dio contro cui Acab combatte, invece non ha forma, non ha nome, è innominabile. E qui sta la differenza tra Acab e Odisseo. L'eroe greco può riappacificarsi con gli dei. Acab no, perché compete contro un dio che non può conoscere. Si tratta di un dio biblico, un Dio severo, implacabile, non comprensibile. Acab non ha timor di Dio. Come Abramo, Giobbe o Noè, egli combatte contro ciò che non riesce a spiegare, contro ciò che lo perseguita solo in virtù della propria immane forza. Insomma, combatte contro la morte. In Ulisse vi è fierezza, magari orgoglio, ma vi è un amore infinito per la vita. Gli dèi di Ulisse possono essere vinti perché possono essere conosciuti. Dio invece è invincibile perché non può essere neanche immaginato. Quindi la tragedia di Acab è questa. Egli è un eroe mitico, ma non appartiene al tempo del mito, a un tempo astratto e completamente vero. Acab appartiene alla storia. E la storia non può essere narrata come il mito. Siamo di fronte a un romanzo che poi ha tanti significati, tante cose, importante per tanti motivi, sia dal punto di vista della scrittura. Ci sono tanti piani di scrittura, tanti stili diversi, da quello della tragedia, a quello della commedia, a quello alla narrazione, al discorso interiore, alla riflessione. C'è la necessità dell'autore, per esempio, di andare sempre a fondo, di porsi delle domande e di entrare, di dare una spiegazione. Anche tutte le digressioni, alla fine sono sempre delle ricerche, spesso di una spiegazione, o in termini di tecnologia, o in termini di psicologia, o in termini di cultura, insomma, no? Sempre andare a fondo. Quando pone una questione, sempre cercare perché la balena, cosa, come sono le balene, distinguere, insomma, perché, come funziona, di porre delle similitudini, per esempio, sempre nei fatti, nei grandi fatti, no? Pensiamo alla Costa Sottovento, il capitolo 40, mi pare, no? Quando questa nave sbattuta dai venti vorrebbe tornare verso terra, ma non può perché sarebbe più pericoloso, insomma. È l'uomo, no? Ci riconosciamo in questa similitudine con la nave, no? Ci sono situazioni in cui vorremmo, tutto ci porta a casa, tutto ci porta, ma in realtà dobbiamo stare lontani, perché avvicinarci, perché ritornare in una determinata dimensione sarebbe ancora più pericoloso, ci porterebbe a perdersi molto più che non mantenendo la lontananza dalla costa, quindi dalla
da tutto quello che invece ci attirerebbe. Insomma, questo confronto continuo tra quello che succede nel mare, nel corpo, e quello che sta nell'animo dell'uomo. Quindi grandi simboli che ci riportano continuamente alle costanti fondamentali della vita dell'uomo, scritti con un linguaggio grande, con un linguaggio spesso tragico. La storia è una storia grande e il linguaggio si adegua a questa storia, cambiando di tono man mano che sono i diversi personaggi a parlare, man mano che l'io narrante diventa chi, lo scrittore che osserva, che vive le vicende, che le guarda e le racconta, all'inizio molto più in prima persona, molto più direttamente, poi invece diventa quasi un osservatore. All'inizio è molto più protagonista, no? Nella storia della sua amicizia con Queequeg, no? Questa sua paura del diverso, poi questo suo avvicinarsi al diverso, questo fraternizzare, insomma, no? È lui, insomma, no? Poi, quando è nella nave, è più un guardare a come si muove il mondo della nave. Questa nave, no? Che è la tecnologia, insomma, no? Che va, che esplora tutto il mondo, sta via 3 anni, un tempo lunghissimo, gira l'intero, quindi la dimensione di Moby Dick è una dimensione planetaria, insomma, no? Una dimensione globale, viaggia per tutti gli oceani, non c'è limite, non c'è limite neanche di tempo, viaggi di 3-4 anni, queste navi che addirittura si scambiano le informazioni che non arrivano da casa e uno ce le ha attraverso l'altra nave quando la incrocia, insomma, no? E poi questa fabbrica che c'è nella nave, per cui le balene cacciate vengono lavorate, viene raccolto il loro prodotto e poi la carcassa viene liberata. E quindi tutta la nave è attrezzata per la trasformazione. Questa nave che ha un equipaggio che viene da tutti i paesi del mondo e quindi riunisce, mette insieme tanti popoli, com'è poi l'America di allora, no? Stante il fatto che invece i capi, insomma, lo Nostromo, insomma, il capitano della nave e così via, sono invece americani, insomma, no? Sono degli uomini. Gli altri possono essere selvaggi, possono essere di tutti. Queste abilità messe insieme, no? Questa descrizione delle varie opere dell'artigiano, del falegname, che ci sono. Queste digressioni che sono sempre poi delle speculazioni e delle osservazioni sottili su tutto quello che succede. E su come è fatta poi la vita, insomma, no? Andando sempre alle origini, alle cause, nella cultura mondiale, insomma, facendo la somma anche di tutto quello che si sa, delle conoscenze che ci sono, e facendoci capire come quel lavoro, quell'attività baleniera, insomma, no? Sia un'attività importante, come quello che viene prodotto o viene ricavato all'interno di quella nave sia in realtà qualcosa che è utile all'umanità stessa, no? Viene usato dappertutto, l'olio che si ricava. È un'opera che affronta da tanti punti di vista le conoscenze che ci sono in quel momento. E in più è la scrittura, insomma, la lingua che ci porta, fatta di tanti piani, in cui, ripeto, fa parlare più piccoli marinai, fa parlare Aqab, fa parlare Ismaele, fa parlare. E ogni volta che fa parlare queste persone usa un linguaggio narrativo diverso. Poi ci sono dei piani in cui diventa epico, in cui sembra il discorso del reverendo Maple. Insomma, anche questo è da studiare, insomma, questi diversi piani linguistici. C'è da perdersi, ma perdersi con piacere nelle digressioni. E da questo punto di vista, forse magari se il leggere le digressioni può risultare noioso, l'ascolto, poi in questa bellissima traduzione, insomma, di Pavese, l'ascolto può aiutare, insomma, può aiutare a perdersi meno, insomma, a non saltare le pagine, perché quelle sono anche pagine importanti, dove si impara a conoscere di più della natura dell'uomo.
Allora, il dio di Moby Dick, che ripeto, parte da una situazione di depressione come era partita Alice a modo suo, la risolve ovviamente in un altro modo, non più nel mondo della fantasia, ma nel mondo delle acque. Al di là, in questo caso, diventa la caccia alla balena bianca, il simbolo, insomma, no, dell'ignoto. E quindi di scontrarsi con questo e Acaba avrà la sua fine. Ismaele no, Ismaele farà il suo percorso, insomma, no, ritornerà, sarà l'unico che si salva per poter raccontare poi questa storia. Però avrà fatto un viaggio anche lui nella conoscenza, perché per poter raccontare Ismaele poi dovrà aver conosciuto, insomma, no? Questa figura poi narrativa, no, della letteratura americana, che è quello che non racconta solo per la fantasia, ma che prima vive l'esperienza e poi vive l'esperienza, la conosce, la perfeziona e solo dopo la racconta, insomma, no? Melville è anche questo, insomma, no? È un marinaio che poi riesce a raccontare un'esperienza che ha vissuto. Dio biblico, quindi insomma, no, questo Dio che non perdona, un destino già segnato dalla profezia, le cose saranno, non ci si può ribellare in qualche modo, no, a quello che è stato assegnato dal destino, dalla sorte, insomma, no, non si può trasgredire, no, a un Dio che ha già composto il mondo in qualche modo, insomma, no, e che non permette si vada oltre, neanche nel conoscere. Però l'uomo cerca di conoscere, no? Abbiamo visto come Melville cerca di spiegare ogni singolo stato d'animo, ogni singola particolarità tecnica, ogni singola particolarità anatomica delle balene che vengono cacciate, no? Ogni singola particolarità tecnologica, ogni singola particolarità merceologica di quello che viene prodotto all'interno del Pequot, l'industria, no? Il capitale, no? Che avanza, insomma, no? Che si fa strada nel mondo, che trasforma, che produce, che trasforma. Gli abitanti dell'isola investono i loro risparmi nel prodotto della nave, poi divisione degli utili, insomma, è un mondo capitalistico che cresce, che si mostra. Questo Dio che poi invece è diverso dal Dio dei promessi sposi, no? Questo c'è un Dio biblico, insomma, un Dio del Vecchio Testamento. Nei promessi sposi invece c'è un Dio diverso, c'è un Dio del Nuovo Testamento, un Dio che perdona, un Dio che riscatta, un Dio a cui ci si affida, un Dio che, e quindi è una visione più di tipo cristologico, è una visione più cristiana che viene impersonato dalla figura di Cristo e al quale ci si rivolge, al quale si chiede aiuto e che interviene in qualche modo, cioè lo si sente presente. È un Dio che ti permette di convertirti, è un Dio che ti permette di, come dire, che ti riscatta, che dà senso alla tua vita nel momento in cui la tua vita sa mettersi a disposizione degli altri, no? È un Dio che privilegia il mondo degli umili rispetto a quello dei potenti. È un Dio di fraternità, di uguaglianza. È un Dio che stimola all'amore più che un Dio che mette alla prova. Quindi legami che ci sono tra queste opere, no? È possibile vedere questi intrecci, no? La cosa bella della letteratura è che si possono, come dire, si possono vedere
dei legami.